Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Questo è un altro video così chiacchiericcio perché prima di tutto volevo ringraziarvi tutti, dal primo all'ultimo siete stati veramente veramente carinissimi. Siamo ancora in pochi nel canale, ma siete veramente dolci, molto presenti. Non mi aspettavo tutto questo affetto da voi. Non ho parole per ringraziarvi, era proprio quello che mi serviva. Affetto, comprensione e che incrociavate le dita insieme a me che finisca presto tutto ciò. E quindi grazie mille di vero cuore a tutti, veramente, ma veramente ve lo dico, mi siete stati di grande aiuto. E sono stata veramente felice di leggere ognuno dei vostri commenti. L'unica persona che ha commentato male, però in un momento del genere non penso che c'era né da giudicare cosa ho fatto prima, né come mi sono comportata, né le parole che usavo nel video, perché ero anche emozionata e l'ho girato ieri sera. Oggi sto rispondendo, vi sto facendo dei video proprio nel momento. Oggi anche per me è sabato, stasera vedrò C'è posta per te, dove ha giudicato che non avevo fatto subito il sierologico, quando io nel video ho detto di avere solo un semplice raffreddore all'inizio, quindi mi sembravo anche ipocondriaca, no? Dopo tutti quei tamponi, ad andare a fare un sierologico. Se avessi avuto i sintomi che ho oggi, ovviamente l'avrei fatto il primo di tutti, questo senza dubbio. Poi nel video ho detto che avrei paura a usare il saturimetro, avrò una paura di finire tipo in ossigenoterapia eccetera, non paura di prendere farmaci perché altrimenti non avrei iniziato neanche la terapia antibiotica e quello che sto facendo oggi. Diciamo che sono una che ai farmaci è un po' contraria in generale, nel senso che se sto male non prendo nulla, ma se sto proprio veramente veramente male prendo il minimo indispensabile, tipo una tachipirina, non prendo Oki, non prendo niente, ma in questi casi sto veramente male, quindi quello che devo prendere ovviamente lo prendo. E poi mi ha scritto con dei toni un po' così che dovrei informarmi che anche se io il primo giorno non avevo mancato di fiato, l'ossigeno ha tenuto d'occhio dal primo giorno. Queste io sono parole che mi ha detto il mio medico, di tenerlo sotto controllo se ovviamente io ho mancanza di fiato, no? Che è una cosa che porta questo virus. Però se io sto bene e mi fosse rimasto un semplice raffreddore, non vedo perché io dovrei misurarmi l'ossigeno. Non ha senso, no? Come se io non... Ognuno di noi, quando ci misuriamo la febbre, abbiamo qualche sintomo. Se non sentiamo nulla, la febbre non la misuriamo, giusto? Quindi penso che giustificarmi su cose talmente ovvie e dette da un medico, penso che nessuno si possa sostituire a un medico, né internet e né tantomeno queste persone che si fingono più informate. Stiamo vivendo un incubo e penso che neanche i medici ne sappiano quanto ne dovrebbero sapere, figuriamoci sotto un commento di un video di YouTube dove io mi sono sentita di aprirmi con voi, avevo anche paura di farlo, figuriamoci se possono esprimere pareri su quello che bisognerebbe fare. Secondo me è un po' sbagliato. Per fortuna è stato soltanto un commento di una ragazza, dove ho risposto anche a tono, ma poi non ci ho perso più tempo perché le mie energie, le poche energie che ho ora, le voglio usare bene, insomma. Stasera vedrò C'è posta per te, vi posterò questo video. La terapia sta andando avanti, spero che in settimana prossima io possa stare un po' meglio e veramente vi ringrazio ancora di cuore, siete stati
fantastici, dolcissimi, non facendo nulla, non uscendo, ho fatto un po' di ordini di make-up, ho ordinato la mini love, la palette di Natasha Denona, con cui vorrei fare un look di San Valentino. Ho ordinato sempre di Natasha Denona una palette viso, poi di Anastasia Beverly Hills la Norvina, che la voglio da una vita. Insomma, quando arriveranno le cose, sia le spacchetteremo insieme che le proveremo insieme. Questi video che vedete che escono sono sia preregistrati sia nei giorni in cui ancora non vi avevo detto niente, ma non importa, vi tengo sempre aggiornati con dei video del momento. Comunque, vi ringrazio ancora tanto e vi aspetto qui sul mio canale ai prossimi video. Grazie, grazie mille. Penso che lo saprete tutti, ma un canale inizia a monetizzare da dei 1.000 iscritti, quindi io quello che faccio lo faccio per pura passione e perché mi piace farlo, perché mi diverto, mi rilasso, passo il tempo. Nulla di tutto ciò che sto facendo mi viene retribuito in nessun modo, quindi volevo chiarire questa cosa e ringraziarvi nuovamente.